Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Zionetto, oggi qua siamo tornati su Far Cry 5 per il nostro Let's Play in questo posto fantastico, raga, con le sorgenti sulfure. Prima di iniziare a fare la missione per nella regione di Faith, Helmand River, qui dal dottore, ordini del dottore, vi dico una roba, hanno modificato oggi, 5 maggio mi sembra, hanno aggiornato il... Synapse della Razer. Per chiunque avesse notato come me che l'effetto wave, particolarmente nel mio caso della Razer Mamba, è diverso perché l'hanno appunto modificato, hanno cambiato i colori del wave, cioè l'effetto arcobaleno, e volesse tornare come prima, non sapesse come fare, me lo puoi dire perché l'ho sistemato, visto che mi piaceva di più la versione precedente col Synapse 2.0, la versione predefinita, l'ho sistemato, ho rimesso a posto i LED, ma non è tanto semplice, cioè non è così immediato se non si ha un attimo di dimestichezza con il Synapse, ecco, se prendete subito il Mamba, per dire, e... scaricate il Razer 3.0 invece il 2.0, che è in beta... aveste visto magari un video dove l'effetto wave è quello di prima, potete dirmelo che vi dico come metterlo a posto. Ecco, questo c'entra niente con Far Cry, però vabbè, io ve lo dico per sport. Il tipo dove... Allora, cos'è? Prendi la borsa del dottore. Allora, sì, perché lui aveva fatto una ricerca particolare, però non mi ricordo cosa fosse. Qua, sì, entriamo qua dentro, ma vabbè, completamente pieno di gaudio, ma non importa, andiamo. Che figata. Bello sto posto. Scendiamo in profondità. Sì, però aspettate un attimo, salgo prima in superficie a galla, perché sennò qua rischio di morire. Ok. A 11 metri sott'acqua, qua sotto. Cosa sono queste cose? Questi sono cadaveri, però non è bello. Borsa. Torniamo su. Porta la borsa al dottor Charles Lindsay. Ok. Ciao bello. Porca troia. Bella madonna. Scusa, mi chiamo Charles, ma tutti mi chiamano Doc. Però, sì, lo so già. Però non sono quel tipo di dottore. Sono un veterinario, ma al momento sono sì e no il pronto soccorso locale. Ricucire ferite da arma da fuoco è molto diverso da far partorire una vacca, poco ma sicuro. Vabbè. Scusa, non c'entra. Senti qua. Ho trovato una cosa che sembra attirare gli angeli, il che vuol dire che possiamo guidarli come fossero bestiame. Ho fatto una prova sul campo, ma è andato tutto a puttane. Sì, me l'hai già detto. Mi mancano gli ingredienti, quindi se resto qua finisco sottoterra. Devo tornare alla prigione. Mi puoi aiutare? Ho una lista della roba che mi serve. Se trovi tutto, forse abbiamo una possibilità di sopravvivere. Ma sei disabile? Scusami. Zio! Ottieni una pelle d'orso nero intatta. Due pelle di antilocapra intatta. Prendiamo un'auto. Una, tra l'altro, che si vince. Si sblocca, si vince con una missione di Charles Nixon. Vabbè, tra l'altro, anzi, no. Vabbè, sapete cosa faccio? Mo? Mi compro, dato che ho abbastanza soldi. Una macchina, allora, questa è molto bella, però questo, raga, perché è bellissimo, quindi me lo compro e ci andiamo con questo, eh? Non lo so, mi piace un sacco, questa la volevo comprare dall'inizio gioco, cioè la voglio comprare dall'inizio gioco, perciò... Eh? Cosa dite? Bellissima questa auto. Va bene, allora, dove dobbiamo andare là? Babbo. Duma. Siamo arrivati in questo posto pazzesco, non ho seguito la strada perché non mi piace, e direi di andare su quel rampino, perché è più in alto il posto. Non so dove siano Grace e Puccettina al momento. Oddio, al contrario sta andando. Oh cazzo, fantastico. Bene. Ma se noi, raga, ma se voi immaginate... Orso, eccoti qua. Ciao bello. Scusa, devo ammazzarti. Scusa, amico. Ma sei scarso anche. Bene, l'orso nero l'abbiamo fatto. È stato più facile del provvisto. E qua c'è l'antilocapra. Qua c'è l'antilocapra. E va bene, ci andiamo. Però non devo mettere il segnale qua. E ci andiamo immediatamente. Ma qua c'è il pulcettino, ciao.
Scendiamo immediatamente però con la tutelare, ci lanciamo da qua esattamente, prendiamo una qua, perfetto. Via. Fermo tu, con quel cuore, fermati, ti do sequestro, via. Che assurdità. Ma che assurdità, ti... Aspetta. Prossima volta stai zitto. Che se il vice ti chiede un'autovettura, tu li devi lasciare. Incompetente. Lupo! No! L'ho mancato, è scappato. Zi, però mi ti aspetto un attimo che mi piace la tua auto, grazie. Scusa, ma almeno la tengo. Siamo già sequestrate in realtà. Scusami, zi. Cioè, in realtà, aspetta. Non avevo intenzione. Sì, vai avanti che devo cremare un corpo. Ok, scusa, ma. Cosa vuoi? No, devi andare via, zi. Puoi prendere fuoco su. Ah, no, va bene. Scusa. Direi di far. Cosa vuol dire questa cosa qui? Quelle sono scappate? No, questa? Que Abbiamo già una queste sorpresa, sì. Adelaide. Ah, ma io l'ho presa. What the fuck? Ok, l'avevo già presa in realtà. Il primo colpo era andato a segno perché stava zoppicando. Il secondo l'ho mancato, ma il terzo è entrato. Sarebbe morta comunque, eh. Però non la facciamo soffrire, dai, Cobrino. Bene, abbiamo fatto. Dobbiamo tornare solamente dal bomber, che è esattamente dove. Dove è finito? Qua. No, non è qua. Dov'è? Dov'è? Scusate. What? Non mi ha. Raggiungi il laboratorio del dottor. Ho capito. Ah, prima non me l'aveva dato, doveva ancora darmi l'obiettivo. Ciao! Madonna, ma tu sei fuori, ma che cazzo fai di stili? Hai avuto problemi a trovare la roba? Io ci avrei messo dei mesi. Gli angeli di Fate sono praticamente dei cadaveri ambulanti. Sono oltre ogni possibilità di recupero con tutto il gaudio che hanno assunto. Ma forse con questa roba possiamo levarceli di torno. Quando sarà tutto pronto, ti andrebbe di fare una prova sul campo. Sono sicuro che funziona, direi il 95%, però dobbiamo comunque controllare. Non mi piace la Va tua bene, attitudine. leggi che cosa? Ah, va bene. È finita la missione, vabbè, ma dammi la prossima che la faccio tranquillamente, dai. Non ho combinato molto negli ultimi tempi, ma questo è il mio punto di svolta. Devo solo fare una prova per vedere se funziona. La setta usa gli angeli per raccogliere i fiori del Gaudio in una fattoria qua vicino. La farei lì, la prova. Quelle cose sbroccano da un momento all'altro, perciò entra in silenzio, piazza l'esca e mettiti al sicuro. Sono sicuro, direi al 75% che la formula sia Ma non corretta. era Sì, 95? stai attento. Ah no, 75 che la formula sia corretta, mentre 95 che funzioni, quindi va Benissimo, bene. siamo pronti per la prova. Leggi. Ma sono fatto? Ah no, ok. Studio clinico, andiamo, va bene, facciamo questo studio Questo non clinico. c'è nostra alleata. Raccogli le esche di prova, no, Mi però sembra prima che devo non voglia prendere. farlo. Oh, Grace, Vice, grazie. Oddio. siamo pronti per la prova. Ma cosa vanno a fare? Corrono dietro a. Cioè, lo scambiano per un fiore di gaudio? Dov'è che devo andare? Qua, ma sono subito a fianco? Residenza? Non posso andarci, giustamente, perfetto. Eh sì, vabbè, anche con meno violenza, sì. Siamo liberati. Va bene. Auto a posto. Poi al massimo. Oh, la Madonna. Volevo ricordarti di non disturbare gli angeli. Se si agitano non potremo testare l'esca sperimentale. La ignoreranno e tu dovrai vedertela con un'orda inferocita. Qua non ci sono mica solo degli angeli, raga. C'è anche sto bastardone. Uiii! Amico mio, che stai a fa? Non ci sono solo angeli qua, oh. Ma per niente. Ma cosa siete, disabile? Ci sono, mi dai delle informazioni sbagliate, amico mio. Cioè, non è cortese Posizione, come cosa, eh. non posso fare niente. Allora, Grace, rimani qua. Cambio posizione. Capucettina, vai lì. Questo lo lasciamo stare, grazie. E lo uccidiamo. Mai. No, non lo ammazziamo lui. Allora, uccidi solo gli elementi.
Fatto, no? Uccidi solo gli edeniti, chi rimane? Questi sono... Ah, quello, quello è un edenita. Forse no. Sì, 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 quello è un edenita. Ciao, bello. Sì, però ci sono anche... È il caso di ammazzarlo dalla distanza, questo qua, perché... Poi se no gli angeli mi ammazzano tutti, mi ammazzano... vabbè, però zio. Perfetto. Piazza l'esca sul tavolo. Gli angeli sono rincoglioniti e non mi hanno visto. Tetraone dal collare. Sì, avevo paura che mi sgammassero qua. Ah, ma no, ma sono girati tutti dall'altra parte. Devo anche ammazzarlo con l'abbattimento. Questi sono tutti scemi. Sali sul tetto del capanno, va bene. Perfetto. Assisti alla prova. What the fuck? Non hai ancora piazzato l'esca, possiamo riesaminare il piano. Fammici pensare un attimo. Ma ci stava... Oh cacchio! E questo non me l'aspettavo. Va bene, a voi penso in un altro modo, ragazzi. In questo. Nel più bello. Oh! No! Cosa vuol dire? No, pensavo di fare un abbattimento fatto bene. Sì, perché sei cretino. Animali che se ne sono nutriti. Raccogline più che puoi e portami i nuovi campioni. Merda. Meno male che l'ho capito prima che tu usassi la partita sbagliata. Sono sicuro al 75% che così funzionerà. Ma sarai stupido. Ma scusi, sì, ci sembra normale. Cioè, sono arrivate le puzzole. Le puzzole. Tre pelli d'orso grizzly intatte, tre pelli di puzzola. Cioè, io adesso devo andare a cacciare le puzzole perché le ho fatte saltare in aria. E ho sbagliato. Ok. Perfetto, utilizziamo nuovamente un po' di potenziatori delle prestazioni, come la chiama il tipo lì, di cui non mi ricordo il nome. Vorrei capire, qua è una puzzola. Non capisco niente. Ma le puzzole sono cattive, sono queste qua... Forse sì, 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 sono cattive. Cioè, le segna come nemici. Non scappare, puzzolina, aspetta un attimo. Oh, cazzo. Mi ha scoraggiato il tosso. Ma tu ti rendi conto di quello che hai appena fatto? Sì, ti ho preso a pale! A colpi di pala, ti ho ammazzato. Bellissimo. Finito. Trapelli di orso grizzly. Io non so dove trovarlo però il grizzly, raga, cioè, sinceramente. Bene, siamo arrivati dai grizzly a nord, nella regione di Jacob, visto che si trovano solamente qua, in tutta la mappa ci sono solo a nord i grizzly, quindi doppiamoci per la terza volta, poi magari rifacciamo un po' di questa robetta. E teoricamente, allora vediamo... Dio, quello è un orso, andiamo. Ci sono tre pelli, quindi assolutamente con l'arco bisogna ammazzarlo per averne, cioè, per poterne ucciderne solamente uno. Ciao, bello! No, puttettino, non far cazzate. No! Fuck! Mandami la freccia. Grazie. Oddio! Ci sono dei giudici... Che sono dei lupi della setta e un cacciatore, teoricamente, lì. No, questo è l'orso che... Scopriamo un attimo. No, 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 Puccettino non fa cagate, grazie. Questo è mio, tu sei mio. Questi invece... Bene. Andati. Tutta roba mia questa. Dammi, saccheggia, saccheggia e saccheggia. Bene, possiamo tornare a casa. Cioè, possiamo tornare nella regione di Faith. Dov'è il bomber che... Aspettate. Dov'è che dovrei attivare questa? Ottieni tre pelli. What the fuck?
Che cosa ho appena ucciso, scusa? Orso grizzly? L'ho ucciso, intattissima? No? What? Che cosa ho appena ammazzato, scusate? Non era un grizzly? Ma cosa significa sta cosa? Ah, quello è un grizzly, è vero, raga, che sono... Sono bruni, non sono neri i grizzly. Quello là era un orso nero. Questo è un grizzly. Sono grossi. Sono più grandi, più grassi e marroni. Grazie, grizzly. Giusto, giusto, giusto. Bene. Eccoci qua. Ciao. Per fortuna ho chiamato. Poteva finire male, eh? Mi dispiace. Avrei dovuto controllare meglio prima di mandarti. È stata colpa mia. Ma hai fatto un buon lavoro. Ora ho i campioni infusi di gaudio che mi servivano. Ho avuto modo di rifinire la formula. Ora è a prova di bomba. Appena finisce di raffinarsi avrai una nuova partita pronta all'uso. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per tutto quello che hai fatto qui, vice. Lo sceriffo ha detto che eri in gamba, ma non pensavo così tanto. Fatto? Non devo testare né un nulla? Hai già finito? Siamo diventati come bambini. Ora l'esca può attirare gli angeli, ma va? E i mostri esistono sul serio. Ma stai scherzando? Allora, andiamo a fare... Allora, cosa ci manca giusto per capire? Questo che cos'è? Questo è in Whitetail Mountains. Whitetail, Whitetail, Whitetail and Bane River. Bane River, subito, andiamo ad Bane River e facciamo... Perché non posso spostamento rapido? Ah, perché... perché è un luogo di missione. Che birbone. Madonna mia, c'è un botto di gente, fermi. Il portatile si connette al GPS sulle loro barche. Figo, Quindi trova il computer, trova le barche e così troviamo anche i contenitori. E poi tu li fai saltare in aria. La missione qual è? Che non... cioè io lo sono andato allora. Xander ha visto... allora. Xander ha visto delle barche che trasportano container di gaudio lungo le Mare River. Boh, dobbiamo distruggere dei container di gaudio. Ok. Raggiungi la stazione. La stazione è questa. Oh, cazzo. Li ho visti, gli Nitty Grace. Ma ci sono solo questi tre pivelli? Sono tre cretini, scusate un attimo. No, non ci sono solo sette cretini, ce ne sono altri due là. No, uno solo. Uno l'ho flashato. Solo uno? Sicuri? Boh. No, quello è morto, quello è un uomo morto. Anche se non sono affatto sicuro che fosse l'unico, ma... questi qua non c'è bisogno di ammazzarli per ora. Boh. No, non l'esca, voglio i coltelli, grazie. Oh, cazzo. Aspettate che lo segno questo. Ma questo sta dormendo, ma... boh, e devo aspettare un minuto e 30? Non succede qualcosa in tutto ciò? Come cos'è stato? Mi sposto, cerco una visuale migliore. Oh! Ma chi mi guarda? Oh, cazzo. Nozi! Cioè, passiamo così la cosa? No, raga, mi sono stufato già. Cerco un'altra angolazione. Usiamo quella mitraglia laser. Proteggici in battaglia da tutti i mali. Aiutaci a scoprire la guerra e la violenza. Ora sono più felice. Mi stavo annoiando, sta un'ora così, no. Allora, Madonna, Gracie! Ma Gracie! Ma cos'è sta violenza? Oh, puccettino! Oh! Ma com'è che si accolgono gli edeniti? Madonna mia, ma che cazzo di violenza c'è? Abby è pronta con l'elicottero.
l'impianto e trova quei contenitori di Gaudio. No, però Grace! Aggiungi Adelaide alla tua squadra, va bene, tolgo. Tolgo dov'è? Qua e tolgo lei. Ciao. Ma com'è che, scusate, li ho uccisi tutti stealth e sono arrivati gli altri? Ma secondo me dovevano arrivare per forza e basta. Cioè, ci sono accorti dell'hacking e basta. Trovi il convoglio di Bart, della madonna, ma è dall'altra parte del mondo. Ok, quando trovi quelle barche edenite, seguile. Ti porteranno dritto al deposito principale. Devo solamente seguirle. Non vedono che c'è un elicottero sopra di loro, eh? No, figuriamoci. Cioè, è solo un elicottero, cioè non fa neanche casino. Ma cosa vuoi che sia? Va bene. Mi stanno sparando? Ah, mi hanno... cioè, io stavo scherzando quando ho detto quelle cose, cioè... Bene, sono... Questo è il coso principale. Bene, direi che il convoglio di barche non c'è più. Raggiungi il contenitore di Gaudio nascosto. Posso vedere dei grossi container verdi di Gaudio? Sì. Color frappè di cavolo, non avocado. La differenza la capisci da... Non temere, pasticcino. Smettiranno di aver incontrato me e il vice. Raga... Porca... Bella madonna. Ok. Mi è impazzito. Porca puttana, mi stavo ammazzando. 9. Scusate, ok. Questo io penso sia fatto apposta perché c'è Tulip con Grace. Che ci siano così tanti nemici. Cioè volevo quasi. Volevo quasi andare di persona lì dentro, ma infatti mi sa che lo faccio, raga. Indietro, ragazzi! Tutti quanti, puntano al Gaudio! Sì, puntiamo al Gaudio, zio. Yo, so che hai da fare, ma ho appena avuto un flash. Sì. Quel posto lì è tipo una vecchia miniera. Sarà piena di cibo. Vai, Adelaide! Esplosivi. L'ideale per far saltare in aria i contenitori di Gaudio, no? Madonna! Cioè, perché spari ad Adelaide e non a me? Cos'hai contro di me? Bastardo! Ma dove stanno i nemici? Che io non li vedo. Uno! Qualcun altro? Dove siete, raga? Non vi vedo, dove state? Due! Volate tutte insieme! Boh! Oi, ti ho visto! Sì, vabbè, Adelaide, però, cioè, stai calmo. Dai, spara, madonna, che fastidio. Non mi fa sparare mentre miro. La, questa roba qua. Vabbè, dai, perfetto. Qui direi che adesivo. Uno. Due. Tre. Guardate! Vedo la nuvola di Gaudio da qui, yo! Liberaci dal male tossico! No, vabbè, mi ha speso tutto. Aveva visto giusto su di te. Un vero cowboy con tanto di speroni. Potrebbe essersi anche un doppio senso. Con Adi non si sa mai. A dopo! Ciao! Finito? A parte che, cioè, capiamoci subito, questa fa un casino della madonna, io nelle orecchie non lo voglio avere, sto bordello, grazie, vattene via. Finito? Finita qua la questione? Non ho più missioni principali? Direi di no. Nulla? Zero, zero? Direi di sì. Basta, abbiamo finito quindi. Abbiamo finito la regione di Faith, anche le missioni principali qua.
Quindi, prossimo episodio andremo a livorare la segheria Varon e andremo in qualche zona qua. Comunque, nella regione Wild Hill Mountains di Jacob, raga. Quindi, per adesso. Grazie, Grace. Ci becchiamo nel prossimo episodio. Bella raga, al prossimo video.